Salve a tutti ragazzi, io sono Salvatore e in questo video vorrei fare la sintesi della partita del Napoli che ha giocato contro la Fiorentina. Ragazzi, è stata una partita, diciamo, storta perché il Napoli ha iniziato ad attaccare, ma purtroppo è entrato quel gol della Fiorentina che ha scombussolato tutti. Infatti, il Napoli è andato il primo tempo con la perdita di 1-0. Poi, nel secondo tempo, il Napoli ha cambiato tattica. È uscito, è entrato Mertens e ha segnato, abbiamo pareggiato. Ma poi è successo l'imprevedibile perché il Napoli non lo so che è successo, intanto abbiamo perso per 3-2. La Fiorentina ha fatto una grande partita, però il Napoli non meritava di perdere perché parliamoci chiaro, due gol sono stati annullati perché stavano fuori gioco. Un altro gol non è entrato perché non ne volevano entrare. Comunque il Napoli ha perso un'altra occasione di andare al primo posto. E adesso diciamo che non è andato proprio male perché il Milan ha pareggiato e la cosa brutta è che adesso stiamo con l'Inter agli stessi punti e questo non è buono perché sinceramente adesso il Napoli se vinceva stava a 69 e stava in primo in classifica perché il Milan ha pareggiato a 68 e l'Inter rimaneva a 66. Comunque ragazzi, io non lo so che posso dire, posso solo dire che sono rimasto male perché io convinto che il Napoli si andava a prendere 3 punti, ma non lo so che è successo, che il Napoli non riesce mai più a stare in vetta alla classifica, non è proprio è una propria una scalogna, non lo so che succede, che il Napoli quando deve approfittare non approfitta. Comunque la prossima partita mi sembra che il Napoli deve giocare con la Roma. Ci sono, però io dico una cosa, certi dice, ma tu pensi ancora allo scudetto? Io ci credo allo scudetto. Io ci credo che se il Napoli si impegna e non fa delle cavolate, parliamoci chiaro, il Napoli ha attaccato. È stata questa Fiorentina che ci è venuta tutte le palle buone, e non ha fatto uno sbaglio, non lo so che è successo, cacciano tutti quanti a Scienze quando erano a Napoli, non lo so, cioè, quando io con Napoli cacciano a Scienze, sta Fiorentina, Divina, ha fatto una partita, non so aspettava nessuno, e la Pirellopera ha vinto pure, capite? E poi che succede? Succede che il Napoli 3-2 si segnano proprio quando sta fornendo la partita e non può più rimediare. Comunque adesso è andata così, è andata storta, non ci pigliamo gol perché così è, vai. E sperando che il Napoli la prossima partita ci dia una bella soddisfazione. Adesso ragazzi io ci credo allo scudetto, ci credo ancora perché ci stanno ancora, in effetti il Milan sta a 68, noi siamo a 66, 67 voglio dire, e qual è il problema? Possiamo sempre vincere. Comunque adesso io vi saluto, forza Napoli sempre, cerchiamo di avere sempre fiducia del Napoli. E forza Napoli ragazzi, adesso vi è piaciuta questa sintesi, commentate e iscrivetevi.
e iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti, buonasera, ciao.